Un musicista, compositore di poemi e autore di trattati filosofici, può essere un buon matematico? Felix Hausdorff lo è stato e è eccelso in tutti questi campi. Per il Giorno della Memoria e per People for Math vogliamo ricordare uno dei più importanti matematici del Novecento, la cui vita fu stroncata anzitempo a causa del nazismo. Bentornati su Math Attack, l'unico canale in cui gli attacchi di matematica sono incontenibili. Felix Hausdorff è il figlio di un mercante ebreo. Nasce in Polonia nel 1868, ma quando aveva soli 2 anni la famiglia decise di trasferirsi a Lipsia, in Germania. Già dai tempi della scuola Hausdorff dimostra di essere uno studente eccezionale. Spicca in molte materie, soprattutto quelle umanistiche, quali il latino e il greco. Eppure arriva a diplomarsi col massimo dei voti in scienze naturali. All'università intraprende il corso di studi in matematica e astronomia presso l'Università di Lipsia. Ma oltre alle materie curricolari, decide di seguire anche le lezioni di fisica, chimica, geografia e quelle di filosofia, lingua, letteratura, scienze sociali e storia della musica. In particolare, l'amore per la musica sarà una caratteristica che lo accompagnerà per tutta la vita. Infatti, era solito, anche in età adulta, intrattenere i propri ospiti suonando al pianoforte. Nel 1891 si laurea con un lavoro sulla teoria astronomica della rifrazione della luce in atmosfera. Lavoro a cui ne seguono altri sempre nello stesso ambito, i quali, nonostante poi si siano dimostrati impraticabili, gli hanno garantito nel 1895 l'abilitazione necessaria per intraprendere la carriera da ricercatore. Abilitazione che è l'equivalente per noi in Italia dell'abilitazione scientifica nazionale, un titolo tuttora necessario per intraprendere la carriera accademica. Grazie a questi titoli tiene delle lezioni di matematica presso l'Università di Lipsia, ma nel frattempo mantiene vivo anche il suo interesse nella letteratura e nella filosofia. Tanto che tra il 1897 e il 1904 pubblica sotto pseudonimo testi di poesia, opere teatrali e testi di epistemologia e aforismi. Nel 1899 si sposa con Charlotte Goldschmidt, la figlia di un dottore ebreo e figliastra di una suffragetta. Nel 1901 inizia la sua carriera accademica come professore associato presso l'Università di Lipsia. Ma in questo contesto entra anche in contatto per la prima volta con i sentimenti antisemita della Germania dell'epoca. Infatti, nella votazione per accettarlo come professore associato, 7 votanti su 22 si dichiarano contrari, adducendo solo motivi razziali. Nel 1910 viene nominato professore all'Università di Bonn, dove però trascorre solo 2 anni, perché poi viene trasferito in un'università più piccola nella quale passerà i 5 anni successivi. In questa nuova università potrà dedicarsi tranquillamente al suo lavoro sulla teoria degli insiemi e produrre una delle sue opere principali. La carriera accademica di Hausdorff è costellata di attacchi di matematica e il principale settore cui lui si spende è proprio la teoria degli insiemi. Il lavoro di Hausdorff si innesta sul problema del continuo definito da Georg Cantor, ossia l'ipotesi secondo cui un certo insieme o ha un numero di elementi finito o ha un numero di elementi che si può contare con i numeri naturali oppure ha un numero di elementi paragonabile solo ai numeri reali, ossia al continuo. La principale innovazione del lavoro di Hausdorff fu di carattere metodologico. Infatti molto del suo lavoro fu volto a ridefinire e ristrutturare parti di questa matematica al fine di convogliare verso una teoria solida e compatta. Nella sua opera, infatti, vediamo la presentazione della teoria degli insiemi affiancata alla teoria della misura e alla teoria delle dimensioni. La rivoluzione matematica di Hausdorff fu quella di dare un'algebra agli insiemi, ovvero definire delle regole per stabilire una struttura matematica sugli insiemi. Questo lo portò a dare una formulazione del concetto di funzione,
ossia la definizione che noi oggi conosciamo di funzione come particolare relazione tra elementi appartenenti ad un insieme. Inoltre, Hausdorff si dedica a studiare le caratteristiche che possono avere gli insiemi per determinare regole generali di relazione tra di essi. Ciò lo porta ad essere uno dei fondatori di una nuova branca della matematica, quella che oggi è nota con il nome di topologia generale o topologia dell'insieme di punti. Hausdorff, attraverso i suoi studi, approfondisce anche un concetto introdotto dal francese Fréchet nel 1906. È il concetto di spazio metrico, ovvero uno spazio su cui è definita una funzione distanza. Hausdorff ne dà una definizione operativa e arriva fino a definire un nuovo tipo di distanza, che oggi prende il nome di dimensione di Hausdorff. Questa nozione è alla base della moderna teoria dei frattali. Nel XX secolo, l'approccio di Hausdorff è diventato uno standard nella creazione di nuove teorie matematiche. Infatti, la creazione di teorie generali con un fondamento assiomatico permette di individuare i nuclei strutturali comuni di tutti gli aspetti di un certo argomento. E ciò permette di convogliare verso una teoria unica astratta. Questo significa arrivare a una certa economia di pensiero, perché esiste una sola teoria, unica, compatta, che coinvolge tutti i casi particolari. La carriera accademica di Hausdorff prosegue poi serenamente presso l'Università di Bonn, almeno fino al 1933, anno nel quale vengono emanate le prime leggi razziali. Inizialmente Hausdorff non è coinvolto dal licenziamento dei non ariani dalle cariche pubbliche, ma nel 1934 un gruppo di studenti nazionalsocialisti interrompono una sua lezione e l'anno successivo Hausdorff si trova addirittura a dover interrompere e poi cancellare uno dei propri corsi proprio a causa di queste posizioni studentesche. Negli anni successivi cercò di continuare a lavorare al meglio che poteva, nonostante la difficile situazione che imperversava in Germania. Ma con il declino avvenuto durante la Notte dei Cristalli si rese conto che doveva fuggire. Fu allora che chiese al suo amico e collega Richard Courant un assegno di ricerca per emigrare negli Stati Uniti, assegno che però gli venne rifiutato. La situazione precipitò definitivamente nel 1941, quando gli ebrei di Bonn iniziarono ad essere deportati. Fu allora che la famiglia Hausdorff prese la difficile decisione di togliersi la vita, piuttosto che continuare ad aspettare che le SS li venissero a prendere nel cuore della notte.